thank oh. you Ciao a tutti carissimi amici, spero stiate tutti bene e anche se non siamo vicini, non si può stare vicini, mi tengo comunque compagnia con queste rubriche di uno strumento in diretta ogni giorno. Se non avete visto, magari potete andare a rivedere il video di ieri, che è stato il primo video, dove ho parlato dei cosci, un primo strumento. Tutti questi video che terrò uno ogni giorno riguardo ogni giorno uno strumento diverso saranno consecutivi, quindi ti invito a guardare i primi video precedenti prima di guardare questo magari se già sei in diretta poi vai a rivedere così da capire la consecutività di quello di cui parlerò parlerò degli strumenti che uso per la sonoterapia che sono in, in particolar modo i miei amici appunto questi strumenti, il rapporto di amicizia che ho con questi strumenti e vi parlerò di questo e di che effetti hanno questi strumenti e che effetti ha il suono su tutto il nostro essere, quindi parleremo anche di suonoterapia. Scusate se non sono molto spigliato a parlare davanti alla telecamera, ma solitamente sono abituato a lavorare con gruppi, avere le persone di fronte, avere un feedback, anche guardarsi negli occhi, vedere le emozioni, che c'è un, comunque uno scambio, così diventa tutto un po' più difficile per me che parlo ma spero di riuscire comunque a passarvi e a farvi arrivare il concetto e soprattutto quello che voglio trasmettervi. Un attimo che bevo un secondo. Per l'appunto una delle domande che più spesso mi avete fatto è quella che vorreste conoscere i miei strumenti ed è proprio da qui che mi è nata la voglia di fare questa rubrica. Oggi parleremo, come avrete già intuito dai suoni iniziali, di campane tibetane, o meglio chiamarle ciotole himalayane, in quanto non arrivano solo dal Tibet e non sono delle vere e proprie campane, ma sono delle ciotole che arrivano da tutta la zona himalayana, quindi anche il nord dell'India, anche Nepal, oltre che il Tibet e altre zone lì attorno. Ho avuto la fortuna di viaggiare spesso in quelle zone e starci per qualche mese e quindi andare a conoscere questi magici strumenti proprio dalle loro origini, andarli a ricercare. Infatti, molti di questi li ho portati a casa con me in zaino. E dopo una lunga ricerca di, nei, nei vari posti, dai vari artigiani, collezionisti o strumenti antichi appunto che erano stati ritrovati e poi ben tenuti, ovviamente. Il rapporto che ho con le campane tibetane è praticamente un rapporto di amore perché sono stato il primo strumento che, che mi ha fatto avvicinare a tutto il mondo della sonoterapia. Dopo anni come batterista e in un periodo un po', chiamiamolo down, ho scoperto la sonoterapia in, pra, in, par, in particolar modo inizialmente per me appunto come eh, strumento per stare meglio, per risollevare ma risollevarmi da quel periodo e ho scoperto in parallelo le campane e i digeridoo due strumenti che adoro soprattutto dal punto di vista vibratorio e le campane sono quelle con cui ho iniziato a studiare la sonoterapia e quindi capire e sentire soprattutto sperimentare gli effetti che il suono ha sul nostro corpo Come sentite il suono della campana tibetana genera quest'onda di vibrazioni che porta in equilibrio e in armonia tutto il nostro essere, dalla mente che si placa, calma i pensieri con questo suono che la va come a riempire, al corpo che attraverso le vibrazioni subisce proprio un vero e proprio micromassaggio, infatti questi strumenti vengono usati anche... Appunto per il massaggio sonoro che pratico anche qui nel mio studio, e fino a proprio tutta la nostra anima, tutto il nostro essere ne assorbe vibrazioni positive, ci, si ricarica. Come quando parlo di suonoterapia, per l'appunto vado a parlare dell'effetto che ha il suono sul nostro corpo, e quello è l'effetto di armonizzare. Armonizzare significa portare ordini, infatti gli armonici che compongono il suono, che sono tanti come mattoncini che vanno a comporre il suono, come avrete sentito non c'è solo un suono ma un insieme di tanti suoni, questi sono gli armonici e sono per loro caratteristica proprio naturalmente in armonia tra loro e quindi in ordine tra loro ed è l'effetto che poi trasmettono attraverso... Quest'onda di vibrazioni che ci arriva e quindi ci porta armonia, ci porta a sintonizzarci per risonanza su quell'ordine, su quell'armonia, su quel benessere, appunto. La campana tibetana, appunto, è composta di sette metalli, almeno in antichità lo erano, e. In campane antiche venivano costruite con 7 o addirittura anche 12 metalli, tra cui metalli preziosi, oro, argento. Nelle campane più nuove eh, questo è venuto un po' a mancare perché vengono costruite in modo più industriale. Ci trovano comunque campane di nuova fabbricazione veramente ottime ancora, soprattutto in Oriente ho avuto modo di conoscere anche artigiani. Eh, attuali che costruiscono degli strumenti magnifici e ho avuto modo di portarli a casa con me qualcuno di questi e appunto le campane tibetane non sono solo uno strumento ma potremmo dire che sono uno st strumento sacro perché appunto nell'andarla a suonare andiamo a connetterci con una sacralità che arriva da veramente ormai millenni eh, dietro di noi quindi andiamo a richiamare Un'energia che si tramanda negli anni, quindi, quando andiamo a suonare una campana tibetana, il mio invito è proprio quello di connettersi con la parte più sacra che è in noi. Le campane le possiamo usare per vari usi, come dicevo prima, per noi stessi, quindi, andare a fare quello che è un autotrattamento, andarci a riarmonizzare con il suono che queste trasmettono che è un po' quello che insegno anche nei miei corsi di sonoterapia, quelli di base, dove si imparano a suonare le campane tibetane e si impara a fare un autotrattamento per se stessi e quindi andarci a riequilibrare attraverso il suono della campana. Questo trattamento poi può essere fatto anche ad altri ovviamente. Inoltre si possono usare per, tre, per trattamenti e quindi per quello che viene chiamato il massaggio sonoro. Infatti, si prestano ad essere appoggiate sul corpo, ad essere sul corpo o attorno al corpo, e essere suonate proprio per andare a riarmonizzare tutti i nostri centri energetici, andare a sciogliere anche quelle che sono le tensioni fisiche, perché quando la campana viene proprio appoggiata, trasmette appieno la sua vibrazione. Questo assieme anche ai Diapason, che sono questi strumenti che magari vedete qui, e ne parleremo sicuramente in un altro video. E questi sono un po' gli usi principali. Poi si diventano da strumenti musicali a strumenti di terapia. L'importante, almeno per me, è che è quello che vorrei trasmettervi, è proprio quella sensazione di sacralità che possiamo trovare nel suonarla e quindi poi nel riceverla e nel connetterci in quella, in quella, in quella sensazione, in quello stato d'essere più che sensazione. Bene, non voglio trattenervi più di tanto entrando nella teoria delle campane tibetane e perché di questo ne parleremo nei corsi sperando si possano riprendere a fare presto e, e spero di vedervi lì magari anche per conoscerne qualcosa di più e iniziare a usarle, anche questo come il koshi è uno di quei strumenti che credo che ci vorrebbe in ogni casa quel richiamo al, ri, alla ricentratura quando non abbiamo bisogno un tocco e già il suono ci riporta in uno stato di centratura e in questo periodo diciamo che ce ne serve di centratura centratura ed è quello che vi auguro anche per questi giorni per questo periodo e soprattutto coraggio coraggio per non farsi Assorbire nella paura, coraggio nel, nel suo vero significato, quindi che il vostro cuore possa essere a vostro, ad, agio, ad agio, a vostro agio. Questo è il vero significato, cor-agio, cuore a proprio agio. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video, se avete qualche domanda, curiosità da aggiungere magari qui sotto nei commenti, vi risponderò o vi risponderò domani nel prossimo video. E un abbraccio e namaste!